Si è tenuta presso l'Hotel Ovidius Santa Croce di Sulmona la conferenza stampa di presentazione della finale nazionale dei campionati di società allievi di prove multiple di atletica leggera. Il Panathlon Club Sulmona, nello spirito di collaborazione e a supporto della ASD Amatori Atletica Serafini Sulmona, ha voluto fortemente un momento di approfondimento sui valori che l'atletica leggera riesce a trasmettere alle nuove generazioni. Sì, anche questo evento siamo riusciti a metterlo in piedi, abbiamo lavorato tanto come abbiamo fatto con gli altri, perché si tratta di un evento nazionale dove verranno a Sulmona i più bravi giovani allievi che circolano in Italia e le società più forti che ci sono. Quindi abbiamo dovuto faticare un pochettino, però alla fine ci siamo riusciti come sempre. Il momento è un momento molto importante, perché dire che questo evento è un evento che Sulmona sta aspettando, è un evento che caratterizza anche il movimento atletico regionale e dire poco. Perché? Perché gli eventi hanno tutti quanti la loro importanza e questo nostro evento noi riteniamo che sia più importante degli altri. È un evento che traina, è un evento che trasporta, è un evento che invita. E difatti noi, sia un po' l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, grazie anche a questa attività che facciamo con l'arrivo appunto di questo evento, siamo riusciti a portare in pista tantissimi giovani. E questo è un dato positivo perché l'atletica si fa in età giovanile. Poi il discorso è il solito, ci sono degli atleti, dei ragazzi che hanno le qualità, vanno avanti, ottengono dei grandi risultati. Altri ragazzi che magari non hanno grosse qualità restano, fanno attività sportiva, fa bene alla salute e a noi questo fa piacere. Nel weekend, sabato e domenica, invito i cittadini ad intervenire al complesso sportivo dell'Incoronata per supportare questa società che in maniera costante e in silenzio porta avanti questa attività da decenni. Il tema è quello dell'atletica leggera come scuola di vita, quindi come supporto alla crescita del ragazzo, sia dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista dell'etica sportiva e morale. E qui il Panathlon è sempre vicino a questi valori. Non a caso consegneremo una nostra carta etica alle giovani leve dell'Amatoria Atletica Serafini, che è la nostra in certo senso carta dei diritti del ragazzo allo sport e la carta dei doveri del genitore nei confronti del ragazzo che affronta le attività sportive. Particolare compiacimento dell'amministrazione comunale risiede nel fatto che Sulmona è stata scelta grazie all'impegno e all'abnegazione dei propri organizzatori, degli organizzatori della manifestazione, come sede di un'importante manifestazione sportiva. Stiamo parlando di atletica leggera che ospiterà a Sulmona tanti ragazzi e questo è un motivo di vanto per la città perché significa che la città è dotata di strutture sportive e ha degli organizzatori che sono in grado di attrarre così importanti risorse del mondo sportivo nazionale. Ed è un ulteriore motivo di compiacimento perché la presenza di tanti giovani con i rispettivi team e presumibilmente con i loro familiari è un'occasione per un'ulteriore promozione del nome e dell'immagine della nostra città. Una grandissima manifestazione, una bellissima iniziativa qui a Sulmona. Con un ringraziamento agli organizzatori che hanno fortemente voluto un grande evento nella città di Ovidio, hanno da subito interloquito con il sottoscritto, con la regione, con l'assessorato allo sport. La regione Abruzzo, quando ha interlocutori giusti, quando ha modo, tempo, situazione e condizione, non manca di avere il proprio appoggio molto forte anche in termini concreti. Pertanto la regione dei grandi eventi, la regione Abruzzo, ormai da 3 anni e mezzo siamo la regione dei grandi eventi, non rinuncia a coprire anche per quanto riguarda le varie vocazioni tutti i territori. L'ambito dell'atletica è uno degli ambiti più importanti che per quanto ci riguarda anche a livello formativo, mentale per le generazioni più giovani, è attenzionato dalla nostra regione, dal nostro assessorato
e abbiamo voluto testimoniare non soltanto con l'impegno concreto da parte della Regione, ma anche con la presenza, la vicinanza a questa città, a questo complesso, a questa organizzazione e soprattutto a questi bellissimi ragazzi che sono un po' il nostro futuro e crescendo bene anche dal punto di vista sportivo, crescono anche bene dal punto di vista mentale ed empatico e sociale.